Buongiorno a tutti, ringrazio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali per avermi invitata a partecipare oggi agli Stati Generali delle Intermediazioni Immobiliari e del Credito e saluto tutti i presenti. Purtroppo avrei voluto veramente essere presente in persona, ma come vedete, insomma, impegni qui in Ministero mi tengono bloccata a Roma. Però ci tenevo a mandarvi questo messaggio di saluto, ma ci terrò insomma di rincontrarvi presto. Ma vedete il tema poi della tavola rotonda di oggi, ma dell'evento di oggi, la direttiva sulle case green, è di estrema attualità e anche perché siamo arrivati ormai agli sgoccioli del negoziato per chiudere il testo della direttiva. Il negoziato, come avrete visto in queste settimane, in questi mesi, non è semplice perché il Consiglio, anche grazie alla posizione molto forte e motivata di questo Ministero, sta tenendo, come dire, la barra dritta su alcune previsioni che potrebbero mettere in gioco il parco immobiliare italiano e soprattutto i risparmi dei cittadini. Ma rispetto alle intenzioni del Parlamento europeo, l'Italia ha proposto di adottare un approccio altrettanto ambizioso per la decarbonizzazione del settore dell'edilizia, alla quale crediamo ampiamente, applicando però quei target del risparmio energetico in un orizzonte temporale che sia più lungo, quindi una gradualità, prevedendo per esempio delle deroghe importanti per gli edifici dei centri storici e anche subordinando la realizzazione degli interventi di riqualificazione al passaggio di proprietà degli edifici entro 5 anni e soprattutto anche di valutare le performance medie dell'intero parco immobiliare senza imporre obblighi puntuali di riqualificazione di edifici singoli. In un altro binario il Ministero dell'Ambiente sta conducendo anche una, come dire, politica di responsabilità e di concretezza grazie anche all'aggiornamento del PNIEC, del Piano Nazionale Integrato dell'Energia e del Clima, che individua una traiettoria per la decarbonizzazione degli edifici da qui al 2030, al 2040, al 2050 attraverso misure ragionevoli con sicuramente anche il supporto di adeguati meccanismi di finanziamento. Per il settore dell'edilizia in particolare è stato attivato un tavolo istituzionale in cui convergono i ministeri, le agenzie statali per verificare innanzitutto lo stato dell'arte, verificare la coerenza delle azioni con le misure di sostegno economico e i target nazionali e europei e anche per arrivare a una seria e completa riforma e razionalizzazione soprattutto degli incentivi. Quando si affronta il tema della decarbonizzazione, sono convinta che oltretutto sia anche poco, come dire, lungimirante guardare solo ai consumi e al risparmio energetico quando nel nostro paese possiamo investire in modo importante e proattivo nel risparmio idrico, nel verde urbano o anche possiamo beneficiare di ampi risultati anche in ambito di sostenibilità nel settore dell'edilizia, capaci di recuperare e riciclare grandi quantità di materiali. Detto questo, vorrei anche fare un piccolo appunto alla conclusione del decreto End of Waste Inerti che va proprio anche in questa direzione. Di recente approvazione, la settimana scorsa, è un lavoro importante fatto in questi mesi, ma è altrettanto importante se dobbiamo guardare a un'altra grande sfida che è quella di portare dall'economia lineare in un'ottica di completa economia circolare. E quindi per tornare al nostro tema, il riordino degli incentivi e l'individuazione della traiettoria di decarbonizzazione degli edifici sarà
saranno al centro di importanti riflessioni politiche e anche istituzionali, in cui sarà fondamentale il contributo di tutti e soprattutto il supporto e la condivisione di tutti gli stakeholders. E quindi il momento di oggi, quindi gli Stati Generali, rappresentano un'ottima occasione di confronto, per la quale vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, ma soprattutto vi chiedo appunto la collaborazione e quindi di potervi vedere presto per trovare insieme qualche spunto o una sintesi. Grazie a voi.